Sebastiano Grandis di Cuneo, che andrete a scoprire adesso in quella che è tutta la sua accezione e particolarità. E vi dico solamente due cose. Innanzitutto vi ringrazio di essere qui, ringrazio i genitori, perché è una bella esperienza, è un momento per voi molto difficile di scelta, ma non preoccupatevi, sentite il vostro cuore, sentite le vostre passioni e qui ritroverete dei docenti, una scuola che è fatta a vostra misura. È in grado di ascoltarvi, di modellare l'insegnamento in base a quelle che sono le vostre attitudini e le vostre capacità. Di certo ci si chiede un po' di impegno, questo è normale, ma la vita è così. E quindi veramente venite anche all'interno della scuola nelle giornate aperte e potrete vedere i vostri compagni al lavoro, nei vari laboratori e o nelle aule dove si studia, perché questo è normale. Ma nella vita vedrete adesso le varie testimonianze, quanti e quali bei percorsi vi possono offrire. Ed è, io lo dico dicendolo ormai da tanto tempo, questa scuola io l'ho scelta perché è la vera accezione della scuola, come dovrebbe essere per tutti noi che abbiamo la fortuna di poter accedere a un'istruzione gratuita. Dà la possibilità di avere un ascensore sociale e quindi dà la possibilità a tutti di arrivare dove si sogna di arrivare. Quindi voi ragazzi non smettete mai di sognare, andate avanti, sognate, seguite il vostro sogno. Se sbagliate il percorso nel primo anno è meglio comprendere di averlo sbagliato, potete fare il passaggio, perché questo è un dato molto molto importante. Non state in una scuola dove state male, quindi questo è un punto fondamentale. Adesso vedrete piano piano i docenti e gli alunni che vi presenteranno i vari corsi. Ci sarà lo spazio per le vostre domande. Vi aspettiamo a scuola, vi aspettiamo allo stand per parlare, insomma, conoscerci e vedere con voi qual è il percorso che si può fare. Un'altra caratteristica importante, e questo lo dico davvero grazie appunto a tutta la squadra che c'è intorno, perché la scuola è una comunità educante, siamo in tanti, non siamo da soli, e che ci sono un sacco di progettualità che vanno al di fuori del tempo scuola, ma che vi possono offrire l'opportunità di conoscere percorsi stupendi, che vanno dagli scambi studi all'estero, al teatro, alla musica, ai percorsi individuali sui metodi di studio. Insomma, è aperta a quello che volete fare voi. Inoltre, grandissima attenzione e a chi è diversamente abile, perché questa è una scuola dove veramente l'inclusione e la diversità sono al centro della nostra visione e della nostra mission. Io direi che possiamo iniziare con le presentazioni, poi avremo modo di interagire con voi e partiamo dall'Istituto Tecnico Turistico, quello che ha sede in via Mazzini, professoressa Borsani. Grazie mille, grazie dirigente. Innanzitutto io ringrazio la mia dirigente, voi tutti per essere qui, siete tantissimi, grazie. Vi presento, sono Emanuela Borsano, docente di geografia presso l'Istituto Tecnico Economico, io sottolineo sempre questo economico, turistico. Ho con me due mie ex allieve, il nostro motto, Bauma mi perdonerà, è locale, mix di globale e locale, perché la nostra formazione spazia dal territorio, dal locale all'internazionale. Qui con me appunto ho due ex allieve, una rappresenta l'anima internazionale, Agustina, e l'altra rappresenta invece l'anima locale, che è Nicole. Io comincerei passando la parola all'internazionale. Agustina, vuoi dirci qualcosa? Buongiorno a tutti, io mi presento, mi chiamo Agustina Rios e vi do il benvenuto a bordo del Grandis. Ladies and gentlemen, you are all very welcome on board on the Grandis. Madame e messie, vi desidero il benvenuto a bordo del Grandis. Certamente non è un errore, si sinale, willkommen
Abordes des Grandis. Emozionata. Allora, Agustina è emozionata, ma dal suo invito internazionale credo che abbiate capito qual è la professione che lei attualmente sta svolgendo, che è poi quella di hostess di volo. E quindi magari Agustina, in italiano, con molta più serenità, dici qualcosa di te e di quello che stai facendo. Allora, io ho terminato gli studi presso l'Istituto Grandis, indirizzo turistico, nel 2021. E da marzo del 2022 sono assistente di volo presso Ryanair e ho risieduto 6 mesi in Portogallo a Faro, ma da il 9 di ottobre mi trasferirò a Riga, in Lettonia, dove inizierò a lavorare presso un'altra compagnia aerea denominata Air Baltic. Quindi hostess di volo, quindi no, anche abbiamo professioni molto importanti. Agustina, se tu tornassi indietro, in quale modo il Grandis ha influito sulla tua formazione culturale, umana, professionale? Abbiamo influito in modo positivo? Sì, assolutamente. E, innanzitutto e specialmente per la possibilità che questa scuola dà di conoscere in maniera approfondita le lingue straniere, che mi sono state estremamente utili per la mia professione, che appunto mi hanno permesso di scegliere la carriera come assistente di volo rispetto a molte altre. Un altro fattore molto importante è sicuramente l'empatia che si forma tra allievi e tra docenti. Che mi hanno permesso una crescita non solo a livello professionale e scolastico, ma anche a livello personale e umanistico. Grazie Agustina. Allora adesso noi dal globale passiamo al locale, abbiamo Nicole. Allora Nicole, vuoi dirci qualcosa di te, presentarti e che cosa stai facendo adesso? Erano nella stessa classe, sono due mie ex allieve. Tra l'altro del pubblico ci sono anche altri compagni, quindi questo vuol dire che rimaniamo nel cuore dei nostri allievi in qualche modo, quindi ok, passo la parola a Nicole. Grazie. Ah, io sono Nicole, ho 20 anni e lavoro dal 2021 presso il Conitours, che è un consorzio turistico della provincia di Cuneo. Si occupa della gestione logistica e organizzativa di eventi e manifestazioni, programmazione di pacchetti turistici, visite guidate, eccetera. Io in particolare mi sto dedicando a un progetto enogastronomico che si chiama Mangiarti e vuole valorizzare le imprese della ristorazione, della ricettività, le botteghe tipiche, l'artigianato locale e l'agroalimentare nella provincia di Cuneo. Allora, io Nicole me la ricordo piccolina, aveva 14 anni, aveva l'età dei vostri figli, perché l'ho presa in prima e l'ho accompagnata fino in quinta. E tu, torniamo di 6 anni... Ci risceglieresti? Sì, no? Se no perché? Se sì, perché? Assolutamente sì, perché comunque sto facendo quello per cui ho studiato e tutte le competenze, tutte le conoscenze che sono riuscita ad acquisire in quei 5 anni mi stanno permettendo appunto di essere comunque in questo ambiente turistico. E tutte le conoscenze che comunque vanno dall'arte alla geografia, all'arte appunto, alle lingue e alla capacità organizzativa. Io ringrazio le mie allieve, non so, forse il nostro tempo è già scaduto, quindi cedo la parola ai servizi commerciali se avete qualche domanda, curiosità o dopo, o comunque vi aspettiamo tutti allo stand. Grazie. Buongiorno a tutti, io mi presento, sono la professoressa Isabella Pepe, insegno economia aziendale. Che ha insomma varie nomenclature nel corso dei vari indirizzi, comunque nel triennio in particolare dei servizi commerciali. E vorrei collegarmi proprio all'aspetto internazionale che ha sottolineato la collega precedentemente, cioè la caratteristica del nostro istituto è quella proprio di offrire la possibilità a tutti, veramente tutti i nostri allievi di partecipare a eventi internazionali e quindi avere la possibilità anche di studiare all'estero per brevi e anche medio-lunghi periodi.
Quindi non mi dilungo tanto, perché passo la parola a Beatrice, che vi racconterà appunto perché quest'anno è arrivata a scuola con qualche giorno di ritardo. Buongiorno a tutti, io sono Beatrice Bramardo e frequento il terzo anno di servizi commerciali e quest'anno, come ha detto la professoressa, ho iniziato scuola una settimana in ritardo perché stavo frequentando un percorso di soggiorno studio in Francia ad Antibes assieme alla scuola, dove la mattina frequentavamo lezioni di francese con madrelingua, mentre nel pomeriggio visitavamo le città di Antibes, Nizza e Cannes e anche l'aspetto industriale della Francia, visitando due aziende, la profumeria e un'azienda che produceva marmellate, cioccolate e caramelle a Grasse, e mi ha aiutato molto, oltre ad imparare la lingua, anche a pensare a cosa fare già nel futuro, finita la scuola, se continuare gli studi oppure iniziare a lavorare anche in un'azienda. Perché anche le lingue, insomma, sono fondamentali in questo tipo di corso di studi. Quindi, dal momento che ci occupiamo di aziende, ci occupiamo di aziende a livello locale, ma anche a livello internazionale. Quindi, perché no, le visite all'estero all'interno delle imprese. Invece, adesso passo la parola a Sara, che ha terminato gli studi qualche mese fa e sta facendo esattamente quello che voleva fare, proprio quello che ha desiderato. Vi racconterà un po' il suo percorso di studi, iniziato in un'altra scuola, e quindi, insomma, voglio ribadire quello che è stato detto già dalla dirigente, che la nostra scuola è proprio aperta ad includere i ragazzi anche qualora nel biennio si accorgano di aver fatto una scelta non proprio rispondente alle proprie passioni, ecco. Quindi do la parola a Sara. Buongiorno a tutti, io sono Sara, come ha detto la professoressa Pepe, mi sono diplomata a giugno e da luglio lavoro in un'assicurazione, era quello che cercavo, ho subito trovato lavoro e sono contentissima. Facevo parte del Grandis solo dal biennio, perché in prima superiore avevo scelto un altro percorso che poi mi sono resa conto più tardi che non era quello giusto, e quindi ad ottobre del secondo anno sono venuta al Grandis. Da subito mi sono sentita parte di questa grande famiglia e subito super accolta, e infatti ritornassi indietro sceglierei da subito dalla prima questa scuola. Da ragioneria, e più o meno il percorso lo stesso, ma tecnico economico. Oh. Ragioneria va bene, vero? Ecco, mi danno ragione. Come ti sei trovata? Molto bene, super accolta fin dall'inizio, nonostante appunto abbia iniziato in un anno scolastico già iniziato, non subito da settembre, e sia i professori che i compagni mi hanno subito resa parte della classe, e quindi sono molto felice e mi rimarrà sempre questa scuola un bel ricordo. Sara avrebbe avuto anche tutte le possibilità di continuare l'università, ha avuto sempre un buonissimo curriculum scolastico, lo ha dimostrato anche all'esame di maturità, e invece ha scelto di lavorare, diciamo che ci ha messo un anno secondo, perché alle soglie degli esami orali lei faceva già colloqui, quindi insomma, e quest'anno devo dire che avremmo dovuto avere la testimonianza di un'altra allieva che invece ha superato i test ed è all'università, ma oggi siccome deve barcamenarsi tra studio e lavoro l'hanno chiamata in un ristorante dove lei ogni tanto lavora e quindi non è con noi, Desiree, però insomma, per dire che nei nostri allievi hanno questa possibilità, no, aperta di continuare gli studi tranquillamente, ma anche di lavorare non appena riescono a diplomarsi.
Io avrei concluso, passo la parola al collega Bramardi che vi illustrerà il corso di manutenzione e assistenza tecnica. Buongiorno a tutti, sono Bramardi Giovanni e sono un insegnante tecnico pratico di uno dei percorsi manutenzione e assistenza tecnica del Grandis all'IPSMA di Cuneo. E qui rappresento appunto il team di colleghi tecnici che nei 5 anni affrontano appunto l'istruzione e la formazione di questi ragazzi. Ho una rappresentanza di ragazzi che sono venuti orgogliosi di aver fatto questa scuola, di fare ancora questa scuola, sono proprio venuti con grande voglia per far sentire la loro voce e rappresentarci, insomma. Ho un esempio generale. Allora, per esempio, lui è un ex studente, ha fatto 5ª l'anno scorso, Andrea, e adesso lavora, ma lavora, aveva già quasi lavoro prima, alcuni arrivano, hanno già un contratto sicuro al 100% prima di avere il diploma, e gli altri, molti subito dopo, trovano lavoro e grazie a stage, grazie ai percorsi che nei 5 anni facciamo di vario genere, vario tipo. Poi, se mi permetti, c'è proprio certo. Una grandissima richiesta. No, mi permetto di aggiungere che c'è una grandissima richiesta da parte del territorio, perché fortunatamente la provincia di Cuneo è attivissima da un punto di vista imprenditoriale e la scuola cerca di rispondere a quelle che sono le richieste delle grandi aziende e anche meno grandi sul territorio. E questi ragazzi però, adesso lo vedrete, lo sentirete, hanno più possibilità di scelta e continuano ad arrivare le richieste, no? Ma noi non ne abbiamo più adesso di ragazzi per poterli assumere, in cui il loro percorso è veramente scelto, perché adesso lo sentirete, c'è chi decide di lavorare, chi bravissimo fa il Politecnico, e tu che invece devi ancora finire e che quindi sei ancora sotto le nostre grinfie. Detto questo, cioè, mi piaceva sottolineare che lui, l'ISMAT, ma non solo l'ISMAT, tutti i corsi, attraverso un contatto diretto con quella che è Confcommercio, Confartigianato, Confindustria, cerchiamo di capire e rispondere a quelle che sono le effettive richieste da parte del territorio, dandogli la cultura con la C maiuscola, ma nello stesso tempo abbinandoli a delle capacità per poter spenderle nel mondo del lavoro, se lo vorranno. Scusami. Mi aggancio a questo dicendo il nostro proprio profilo è quello di fornire comunque l'istruzione, dare le nozioni base, la teoria che è necessaria per affrontare e arrivare al diploma, e questa teoria è affiancata sempre dalla prima alla 5ª con operazioni di tipo pratico, cioè noi andremo in laboratorio e andiamo a vedere quello che in teoria si mette in pratica, per cui è più facile capire quello che stanno facendo. Qui ho il nostro rappresentante degli studenti che, visto che è ancora nostro studente, lo interrogo e gli dico: perché ti sei iscritto da noi? Perché sei passato da noi? Allora, buongiorno, mi chiamo Merlo Federico, frequento la 5ª EBME del Grandis di Cuneo nell'indirizzo IPSMAT, manutenzione e assistenza tecnica. Sicuramente non ho fatto il percorso più giusto io, perché ho iniziato l'IPSMAT ormai in terza superiore, avendo sbagliato numerose volte il corso di studi, e sicuramente adesso sono convinto di aver trovato la strada giusta, in quanto all'IPSMAT si può coniugare ciò che si ama, le proprie passioni, ovviamente parlando in materia di indirizzo, con uno studio e una giusta cultura. Infatti all'IPSMAT ho scoperto ciò che mi piace davvero,
sia in laboratorio con i professori, che sono tutti quanti molto appassionati e ti fanno prendere la materia, ti motivano a far di più e a migliorare. E infatti anche nel tempo libero molti di noi frequentiamo attività inerenti a ciò che facciamo, ad esempio la programmazione, mi viene in mente, del PLC, che sono macchine di programmazione industriale che servono per l'automazione. E sicuramente consiglio questa scuola a tutti coloro i quali abbiano voglia di entrare nel mondo del lavoro preparati e sicuramente anche con una cultura di alto livello. Durante l'anno e durante gli anni di studio è possibile frequentare e dovere frequentare gli stage che aiutano tutti gli studenti, diciamo, a capire che indirizzo puoi prendere durante le sessioni lavorative o, perché no, continuare a studiare, come è la mia intenzione. Grazie. Grazie. Adesso, in dulcis in fundo, vi presento uno studente che è uscito con ottimi voti l'anno scorso e adesso vi è il massimo, con la lode, con la lode. E adesso vi dirà qual è stato il suo percorso e quale sarà il suo futuro ideale, insomma, cosa sta facendo adesso. Buongiorno a tutti, sono Simone Dutto. Lo scorso anno ho frequentato appunto l'IPSMAT e appunto sono uscito ottimamente. E successivamente, durante appunto il percorso scolastico, anche attraverso la fase di stage, sono riuscito a comprendere che avrei preferito continuare gli studi, e anche appunto ho compreso proprio durante l'anno scolastico, gli anni scolastici, scusate, proprio quello che mi sarebbe interessato andare ad approfondire tramite ulteriori studi. Infatti durante l'anno ho eseguito il test di ingresso al Politecnico di Torino, passandolo in prima fascia, quindi riuscendo ad accedere al primo corso di preferenza, e ho scelto ingegneria energetica e appunto in questo momento sto frequentando il primo anno, e grazie a questo percorso di studio sono proprio riuscito a capire il perché scegliere ingegneria energetica, proprio perché sono riuscito a toccare con mano tutti gli argomenti che riguardavano sia la parte elettrica sia la parte meccanica, e anche appunto approfondimenti sulla produzione di energia, e quindi ho capito che quello era quello che effettivamente mi interessava. Successivamente mi interesserebbe ancora di più approfondire tramite ingegneria nucleare e per applicazioni principalmente mediche o biomediche. Grazie Simone. Lascio poi lo spazio dopo, se volete poi domande. Adesso che è fatta dalla nostra scuola per tutte le facoltà, per i test di accesso alle facoltà universitarie, ci vengono effettuati dei corsi di preparazione aggiuntivi a chi lo vuole fare, anche per, poi lo vedremo nel dettaglio per quanto riguarda i servizi sociosanitari, anche, no? Perché l'anno scorso l'abbiamo fatto, quindi questa è un'offerta in più che viene data in base alla crescita, e loro possono anche scegliere, cioè ci curiamo dell'eccellenza anche. Io vi saluto, vi ringrazio, passate allo stand, scuola aperta, e adesso passo la parola alla collega dei sociosanitario, così illustra il suo corso. Grazie per un attimo di pazienza. Noi rappresentiamo il corso di servizi sociosanitari. Anzi, adesso il nome esatto è servizi per la sanità,
e l'assistenza sociale. Forse l'aspetto sanitario con questa riforma ha avuto anche un'incidenza maggiore rispetto a prima. Qui abbiamo due allieve che frequentano attualmente la quinta e qui una ex allieva che è all'ultimo anno di scienze infermieristiche. Magari iniziamo da te? Sì? Volevo chiederti in che misura la scuola che hai frequentato, il corso, ti è servito e ti ha un po' indirizzato nel tuo futuro e se ancora adesso la tua formazione scolastica ti aiuta, ecco, in questo percorso comunque impegnativo di infermieristica. Allora, buongiorno a tutti, io sono Martina, frequento il terzo anno del corso di laurea di infermieristica qua a Cuneo. E nonostante il mio quinto anno di superiori sia stato particolare perché l'ho vissuto quasi totalmente a distanza e anche la maturità è stata purtroppo diversa per noi, le conoscenze e tutto quello che ho imparato al Grandis mi hanno sempre convinta sulla mia strada, quindi tornassi indietro veramente rifarei le stesse identiche cose. E appunto tutte le conoscenze, gli approfondimenti che ho fatto durante il mio corso di studi alle superiori mi sono serviti per intraprendere questo corso di laurea. E dovessi descrivere il Grandis con delle parole, la descriverei con inclusività e con empatia, perché soprattutto questo indirizzo vi aiuterà a relazionarvi con tutte le persone, quindi dovrete essere in grado di mettervi in gioco con le persone che dovrete aiutare. E la descriverei anche con inclusività, che è la parola chiave che rappresenta di più il Grandis, grazie anche al fatto di un progetto che ho svolto insieme anche a delle mie compagne di classe, che è stato il progetto Erasmus, quindi un progetto di scambio interculturale con degli studenti della Slovacchia e della Spagna. Quindi grazie a questo ho avuto la possibilità di passare una settimana in Slovacchia e imparare anche la loro cultura, il loro aspetto di inclusione. Quindi davvero, se dovessi ritornare indietro, rifarei le stesse identiche cose. Ecco. Io sono molto orgogliosa di aver avuto Martina come studentessa, adesso che l'ho sentita parlare con questa e anche altre colleghe che sono qua. E, insomma, abbiamo tutto merito suo, però insomma un pochino avremmo anche partecipato. E adesso, ma anche loro sono molto brave, adesso le ascolterete. Cominciamo da UIM, tu ci parli un po', se ti va, delle materie di studio e un po' delle caratteristiche secondo te deve avere uno studente per scegliere questo corso di studi, cioè l'idea che ti sei fatta tu. Buongiorno a tutti, io sono UIM e frequento il quinto anno dell'indirizzo sociosanitario del Grandis. E in questo indirizzo, oltre alle materie di base, le materie principali sono psicologia, igiene e metodologie, che servono molto perché ti aiutano a mettere in pratica tutti gli aspetti che poi affronterai, cioè si affrontano nello stage. E perché per quanto riguarda l'igiene studi la parte più scientifica, quindi le varie malattie che possono incontrare le varie tipologie di utenza, che siano disabili, anziani, bambini, e invece per quanto riguarda psicologia si studia proprio il comportamento umano, e invece metodologie è una materia un po' più pratica perché si vanno a studiare gli interventi che si possono attuare con queste tipologie di utenza. E per quanto riguarda le attitudini, sicuramente la cosa più importante è l'empatia, perché tu devi comunque saper comprendere e capire le esigenze delle varie tipologie di utenza, soprattutto per quanto riguarda gli anziani e i disabili, perché per loro se aiuti ad esempio una persona con disabilità, un tuo piccolo aiuto magari per lui potrebbe essere una grande speranza, quindi il fatto di aiutarli il fatto di aiutarli comunque
aiuta anche te stesso ad essere soddisfatto del tuo lavoro. E invece altre attitudini, sicuramente devi piacerti lavorare con queste persone, non ti deve spaventare la diversità. E niente, la cosa principale è quello proprio di cercare di aiutare il più possibile e essere sempre interessati alle persone con cui vuoi lavorare. Si tratta comunque di persone che vivono magari situazioni difficili, no? Quindi l'empatia l'hai citata tu, l'ha citata anche Martina, quindi sicuramente l'empatia è proprio una caratteristica che bene possegga uno studente di questo corso. Adesso sentiamo ancora Chiara che ci parlerà un po' delle sue esperienze di stage, che ne ha fatte già due e quindi ce le descriverà. Buongiorno a tutti. Si sente, vero? Ok. Mi chiamo Chiara e frequento l'ultimo anno dell'indirizzo sociosanitario. L'indirizzo sociosanitario offre la possibilità di svolgere esperienze anche extrascolastiche, come per esempio l'anno scorso nella mia classe abbiamo condiviso una giornata intera alla Fattoria dei Tesori, dove appunto si è a contatto con persone che hanno una disabilità sia cognitiva che fisica, e questo ci permette allo stesso modo di stare a contatto anche con gli educatori che sostengono e seguono queste persone. Sicuramente l'esperienza più significativa per me è stata l'alternanza scuola-lavoro. Sono andata in un centro diurno che appunto ospitava sempre persone affette da una disabilità e anche persone ad esempio con la sindrome di Down. L'idea che mi sono fatta, che prima non avevo, prima di approfondire gli studi in classe e di svolgere queste esperienze, avevo l'idea che l'educatore fosse più una persona che avesse il compito di vigilare e seguirli. Invece, appunto, frequentando, facendo esperienze, ho capito che in qualche modo l'educatore dà proprio una seconda possibilità a queste persone, gli offre anche comunque la possibilità di svolgere un lavoro con tutte le loro difficoltà e sviluppa anche appunto il più possibile la loro autonomia. In questo centro diurno mi è capitato di svolgere un'attività dove venivano selezionate delle persone, dei ragazzi, e una volta alla settimana si recavano in questo appartamento che fa parte sempre di questo centro diurno, dove loro facevano la spesa, cucinavano, e questo oltre che a aiutare loro stessi aiutava comunque anche le famiglie, perché in un futuro riescano poi ad essere indipendenti. E la cosa più bella era comunque vedere loro soddisfatti e non sempre per forza qualcuno che faccia le cose per loro, e mi sono trovata molto bene. E penso che comunque l'alternanza scuola-lavoro ti aiuti comunque a capire bene se hai fatto la scelta giusta e se in un futuro comunque vorrai continuare, e appunto mi ha fatto capire in qualche modo che ho scelto la strada giusta e che vorrò continuare appunto a lavorare nel sociale. A livello universitario? A livello universitario cosa ti piacerebbe fare il prossimo anno? Pensavo educatore professionale, anche perché comunque io non ho l'idea di studiare tutta una vita, quindi anche fare 3 anni mi va molto bene, e poi riuscire anche a lavorare, mettermi qualche soldo da parte, farebbe bene. E poi comunque, avendo frequentato questo centro diurno, ho anche avuto la possibilità appunto di parlare con degli educatori, e loro mi hanno detto che una volta finiti 3 anni, in teoria li farò, mi comunque aiuteranno a cercare un lavoro o comunque a inserirmi in questo mondo. Sì, è Chiara, ha toccato un punto, insomma, è quello della formazione, che non si deve esaurire appunto con la maturità, ma deve poi avere una specializzazione. Vi lasciamo, il posto all'ottico. Buongiorno a tutti, io sono Lara Tomatis, sono un'insegnante di discipline sanitarie presso l'indirizzo ottico del Grandis, e loro sono 2 miei alunni del 5° anno, Maria Letizia e Lorenzo. Voglio precisare questa cosa, il Grandis è l'unica scuola in provincia di Cuneo in cui potete trovare l'indirizzo ottico,
di scuole di ottica in Italia ce ne sono circa una cinquantina e in provincia di Cuneo c'è presso di noi, presso il Grandis. L'indirizzo ottico è un indirizzo che a me piace tantissimo, io sono sviluppato una passione verso questo indirizzo. È un indirizzo in cui ci sono delle materie teoriche, fra cui la mia, e materie invece che danno un ampio spazio proprio alle esercitazioni di laboratorio, che sono un'attività molto importante. Io infatti approfitto di Maria Letizia per chiederle questo. Quindi qual è la tua esperienza circa le attività di laboratorio? Che importanza hanno avuto? Ormai sei a conclusione quasi del tuo percorso, quindi un'idea ce l'hai. Ciao a tutti. Rispetto alle attività laboratoriali ritengo che siano estremamente importanti per questo indirizzo, infatti penso che se non esistessero questo indirizzo perderebbe un po' il suo significato, la sua importanza, anche perché le attività di laboratorio permettono di mettere in pratica ogni aspetto, comunque la maggior parte degli aspetti di ciò che viene studiato teoricamente. Infatti queste attività sono estremamente importanti anche per togliere dei dubbi che spesso la teoria provoca. Infatti queste attività appunto permettono di proprio toccare con mano ogni aspetto che viene studiato del nostro indirizzo, quindi anche materie proprio rispetto alle materie specifiche, quindi in parte anche appunto discipline sanitarie, lenti oftalmiche, optometria e anche contattologia, quindi tutte materie che verranno toccate dal punto di vista di laboratorio. Cinque anni fa ho scelto questa scuola con estrema curiosità, non sapevo esattamente a cosa andavo incontro, ma in questi 5 anni ho scoperto proprio la passione per questo indirizzo e ho capito che ho avuto modo di avere una visione differente della scuola, quindi non solo passare le ore sui libri a studiare, ma anche perché chiaramente l'aspetto di studio c'è sempre in ogni indirizzo, poi specificatamente in questo che non è da sottovalutare, ma ho avuto modo proprio di sperimentare, di fare proprio con le mie mani, praticare tutto ciò per cui ho studiato e questo è una cosa estremamente apprezzabile di questo indirizzo. Grazie. Oltre all'attività di laboratorio, i nostri ragazzi hanno la possibilità di frequentare, di seguire delle attività di stage. Loro hanno seguito per diverse settimane un'attività presso un negozio di ottica e vi siete resi conto di quanto sia complesso il ruolo dell'ottico, vero? Che non è solo il professionista che costruisce gli occhiali, ma ha tantissimi altri ruoli. Quindi Lorenzo, io vorrei chiederti, dopo la tua esperienza di stage, dopo l'attività di PCTO che abbiamo fatto a scuola, ti sei fatto un'idea? Qual è il ruolo dell'ottico attualmente? Allora, l'ottico, per iniziare, svolge diverse attività. Il più noto, naturalmente, come ha spiegato anche la professoressa Tomatis, è quello di selezionare e assemblare le strutture dell'occhiale. Quindi cercare di rendere l'occhiale, di costruire un occhiale su misura perfettamente per la persona, di modo da rendere il miglior comfort. Quindi per fare una cosa simile bisogna anche conoscere, come ha detto prima Letizia, una certa pratica manuale di laboratorio. Come ad esempio può essere sostituire i naselli, ovvero la parte che appoggiano sul naso. Che detta così sembra abbastanza semplice, ma agli inizi puoi stare lì 3 ore a cercare di avvitare una cosa, non riuscirci, ma col tempo poi abbastanza impari, perché comunque allo stage ho visto che c'erano i miei titolari che in 5 minuti facevano quello che io facevo in 3 ore. Un altro dei ruoli dell'ottico è la misurazione e la valutazione della vista. Cosa vuol dire? Attraverso test e strumenti l'ottico ha il dovere
di essere il primo approccio in caso di problemi visivi. Questo non soltanto per problemi legati all'occhiale, quindi alla graduazione, ma l'ottico deve anche avere delle competenze sanitarie che permettano di indirizzare il singolo da un oculista. Quindi in caso di possibili patologie l'ottico deve saper distinguere diverse malattie e dire: ok, tu, è possibile che questo tipo di patologia qua, ti consiglio di andare dall'oculista, e poi vedere cosa si può fare. Un'altra delle funzioni, un altro dei ruoli dell'ottico sarebbe quella della valutazione dell'occhio e quindi dell'applicazione delle lenti a contatto, che anche qui è un discorso molto complesso, ma che si basa sul consigliare l'uso di una lente a contatto basandosi su su una predisposizione dell'occhio, nel senso, se una persona ha un occhio più secco, quindi un film lacrimale minore, l'ottico può sconsigliare l'uso oppure consigliarlo con l'uso di gocce che permettono di bagnare l'occhiale. Certo. No, mi dispiace, ma posso dire soltanto una cosa? Il ruolo importantissimo dell'ottico è soprattutto quello dell'istruzione, ovvero istruire il cliente all'uso degli occhiali e delle lenti a contatto e soprattutto alla loro manutenzione. Grazie. Scusami, ma allora, è che abbiamo il tempo contingentato e quindi innanzitutto vi invito, visto che i ragazzi ne sanno moltissimo, a venire allo stand, con cui potrete parlare direttamente con loro e avere la possibilità di spiegare ancora meglio quello che si fa e non misurare la vista? No, ma vedere altre cose. Poi dico, in questa scuola si fanno gli esami di abilitazione per gli ottici, perché altrimenti non si potrebbero aprire negozi o fare la libera professione, come è giusto, e infatti lunedì iniziamo. Allora, a parte invitarvi a venire agli stand, ragazzi, genitori, e a dialogare con i professori, con noi, con chi ha il contatto diretto, avete delle domande, qualche cosa di specifico? Abbiamo un attimo di tempo e che volevamo utilizzarlo se vi sono richieste, visto che abbiamo dei ragazzi qui. Ho visto, ne approfitto per dire, qua siamo ospitati dalla caserma Vian, l'esercito, molti dei nostri ragazzi poi fanno la carriera militare, ad esempio, perché scelgono la carriera militare. Andrea, vieni, che non hai parlato prima. Lui invece è un lavoratore, non l'abbiamo, ha scelto di lavorare, ma dice: non ho parlato perché c'era troppa gente. Vuoi dire qualcosa? Invitali a farti delle domande. Vabbè, allora mi presento, sono Andrea, ho terminato a giugno il percorso di studio presso il Grandis nella sezione IPSMAT, e dopo poche settimane dal termine dell'esame sono stato subito chiamato per andare a lavorare, dopo le numerose chiamate che ci sono state dal territorio di Cuneo. Attualmente posso dire che questa scuola mi ha trasmesso sicuramente la passione per la meccanica, il quale adesso sono riuscito a farla diventare quotidianità. Infatti ad oggi lavoro nel settore meccanico con una passione, con quella che è appunto stata la mia passione, ma anche la passione che mi è stata trasmessa dai professori. Quindi, se posso invitare i ragazzi che magari hanno una passione, per esempio come la mia, di seguire questa scuola, perché essere affiancati dai professori che quotidianamente e con tutta la volontà portano a trasmettere questa passione, penso sia una cosa molto importante, perché al giorno d'oggi non lo valorizziamo, ma nel mondo lavorativo lavorare con la propria passione non dà un peso ed è sicuramente una cosa che giorno dopo giorno porteremo sempre con noi ed è molto importante, secondo me.